Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su Black Clover Quartet Knights e dobbiamo continuare con le sfide. Guarda che bella che è questa spada che ha la signorina Roserei, guarda che bella. Comunque oggi ci aspetta Klaus, non l'abbiamo ancora provato, vediamo un po' come è stato riportato in questo gioco. Allora, missione, vai a segno con proiettile di acciaio infinito 30 volte, usa muro corazzato del castello d'acciaio, vai a segno con muraglia offensiva di lance... Vai a segno con lancia rotto perforante, ma che nomi! Vai a segno con lancia rotto perforante 3 volte durante cavalanciere d'acciaio, probabilmente. Cavalieri, cavalleria, non lo so, vedremo. Ah. L'allenamento fisico è faticoso, occorre una forza diversa rispetto a quella del mago. Ah già, che lui dopo aver incontrato Asta e aver visto che anche un plebeo con l'impegno e l'allenamento può diventare fortissimo, si è messo ad allenarsi anche lui. È vero, adesso lui è diventato il fanboy numero uno di Asta, anche se non lo vuole tanto dare a vedere. Ma comincio a notare dei cambiamenti. Il corpo reagisce agli impulsi più rapidamente rispetto a prima. Bravo. Eccoli là. Quella veste è dell'Alba Dorata, vero? Un membro d'elite che si allena in segreto? Klaus Lunette, un membro occhialuto dell'Alba Dorata, va bene. Utilizza la magia d'acciaio per erigere barriere difensive e scagliare lance d'acciaio. Le sue capacità d'attacco e di difesa sono ben bilanciate. Quegli occhiali mi dicono molto di te. Mi dicono che sei così debole che la magia giusta per te non è quella d'acciaio, ma quella fragile di occhiali. Ma vogliamo tirare un pugno in faccia al verde, porca miseria? In quanto persona munita di occhiali mi sento molto offesa da questa affermazione. Ho voglia di picchiarlo ancora di più di prima, questo qui. Non so cosa dicano, ma di sicuro tu hai capito male. Wow, come hai fatto ad avvicinarti così silenziosamente? Per colpa degli occhiali. Siete maghi alle dipendenze del regno, non è così? Un po' loschi però. Mi stavate spiando? Voglio vederci chiaro. Vuoi vederci chiaro? No, ti prego. Non ci vedi bene, nonostante gli occhiali? Sono graduati bene? Come osi? Calmati, non c'è bisogno di essere così aggressivi. Se perdi le staffe così facilmente, come puoi restare lucido sul campo di battaglia? Ho sentito delle voci interessanti sul tuo conto. Durante una missione, qualcuno ha dimostrato la sua mancanza di coraggio dinanzi alle nuove reclute, non è così? Mi duole ammetterlo, ma sì, è così. Chi te l'ha? Non lo diremo a nessuno, ma... Che ne dici se diventiamo i tuoi compagni di allenamento? Cosa vuoi dire? Che ti aiuteremo a riacquistare l'autorevolezza richiesta a un membro d'elite dei cavalieri. Siete molto gentili. Certo. Proprio loro devono aiutare qualcuno a riottenere fiducia in se stessi. Loro che le hanno prese da tutti devono aiutare qualcuno a riprendere fiducia in se stessi. Giustamente, sono le persone adatte. Allora, Klaus, stile di combattimento. Un mago di supporto, ma sono tutti di supporto. Non è possibile, quando non sanno cosa scrivere, un mago di supporto. Va bene, abile nell'immobilizzare i nemici. Muro, non mi ricordo già più come si chiama. Quindi lo chiameremo muro e muraglia, offensiva di lance. Non soltanto ostacolano il nemico, ma proteggono i tuoi alleati dai loro attacchi. È una Mei, lui è una Mei, solo che invece che il ghiaccio usa il ferro. È una Mei. Roto perforatore, spero, non mi ricordo più, danneggia barriere e magie di posizionamento, supportando i tuoi alleati in vari modo, in vari modi. Questo sarebbe interessante da provare, per esempio, contro Noel. Peccato che i miei avversari non avranno barriere, quindi io non potrò provarlo. Allora, proiettile d'acciaio infinito. Scaglia continuamente un ventaglio di proiettili d'acciaio che perforano e atterrano i nemici. Muro corazzato del castello d'acciaio, come avrei dovuto ricordarmi questo nome? Va bene. Posiziona nel punto desiderato un muro che blocca i nemici e i loro attacchi. Mei. Muraglia offensiva di lance. Punta un muro di lance d'acciaio che neutralizzano i proiettili magici nemici. Oh! I nemici che vi entrano in contatto subiscono danni e vengono atterrati. Chissà se questa cosa funziona contro le magie di Magna, cioè se blocca gli attacchi anche di Magna, cioè se quelli sono considerati proiettili. Quindi tutto quello che viene lanciato dai nemici è considerato proiettile. Interessante. Bisognerebbe provarla sta cosa, peccato che nessuno gioca a sto gioco.
Lancia roto perforante. Scaglia una lancia d'acciaio perforante. I nemici colpiti vengono atterrati o restano appesi alle pareti. Wow. Infligge gravi danni alle barriere e alle magie di posizionamento. Cavalleria di lancieri d'acciaio. Lancieri, quindi era lancieri, ok. Equipaggia uno scudo d'acciaio che protegge gli alleati vicino con uno scudo magico temporaneo, in grado di bloccare gli incantesimi nemici. Tieni premuto RB durante l'incantesimo per scagliare continuamente lance d'acciaio. RB. Mi dimenticherò questa cosa fortissimo. Abilità nessuna. Che tristezza, Klaus. Un po' di tristezza me la fai. Però va bene, dai. Vediamo un po'. Allora, iniziamo con fare le brave mei noi. Fatto. E poi... Chissà se ci passa in mezzo il mio attacco. Sarebbe molto interessante. Cioè, se posso fare il muro e poi da dietro il muro lanciare in mezzo le cose. Questo sarebbe molto interessante. Ma sono tutti dei lanciatori di schifo. Dai. Aspetta, vediamo un po'. Aia, me lo sapevo. Volevo murare. Porca miseria. Allora, dicevo, volevo murare questi qua. Perché non me li muri? Dai, ah, non posso farne un volo. Oh, che tristezza. Ecco perché non me li muro. Aia, sto prendendo un sacco. Ok, ho capito. Aspetta che mi muro, va là. Ho capito. Ok. Ok. Perfetto. Ok. E poi yeah. Ah, giusto, che questa cosa dovrebbe bloccare anche i proiettili. Me l'avevo dimenticata. Ok, devo provarla. Vedere se i loro attacchi vengono bloccati. Perché sto salendo qua sopra? Non devo andare qua sopra. Non lo so perché stavo salendo lì. Ci stavo andando e basta, ok. Ma allora posso fare un salto? Perché prima non l'ha fatto? Sì, passano in mezzo le mie abilità. Ok. Buono. Eccolo qua. E ora posso lanciare tipo lance incredibili. Ah, ok. Posso continuare a spammare lance ora in teoria. Esatto. Ok, interessante come cosa. E poi, yeah. Buono, Klaus, mi piace. Questi muri tattici possono essere molto utili in realtà, per isolare e per proteggere. È molto versatile questo PG secondo me. Vediamo se bloccano le... ok, bloccano gli attacchi dei nemici, però vengono tipo... piazzalo! Che cazzo, ci metto 8 ore però a piazzare le robe. Ok. Ehi. Aspetta, ho tutti gli attacchi in ricarica. Aspetta, ok. Blocca gli attacchi degli avversari, però si distruggono. Cioè, è proprio un muro che piazzi a terra e che gli avversari possono distruggere, guardate. Adesso è finito. Ehi. Ah, cacchio, però non va sopra le pareti. Cioè, non segue il terreno, si blocca. Okay. Dove devo andare ora? Per di là. Interessante, Klaus. Ma quanta gente... Aspetta. Perri! Ok, vedete che si distrugge piano piano però. Ho ancora il muro. Aspetta. Ok. Io ho l'abilità. Fatta. Vai, lance a tutti. Sono forti le lance. Oh wow, ho attaccato due nemici uno dietro l'altro. Cioè, sì, è vero. C'era scritto, ma io l'avevo intesa come perfora lo scudo e colpisce il nemico. Invece no, perfora i nemici in fila. Ottimo. È stato un buon allenamento, grazie. Non devi ringraziarci. Dopotutto, anche noi siamo maghi del regno di Clover. Hai ragione, siamo alleati. Compagni che lottano l'uno al fianco dell'altro. Esatto. Ora devo andare. Spero di incontrarvi di nuovo, prima o poi. Arrivederci, Klaus. Incredibile, questa volta la missione è andata liscia come l'olio. Sì, per la prima volta non li sto odiando a fine missione, incredibile. Bravi. Quando hai stuzzicato il suo orgoglio in quel modo, ho pensato, ecco, adesso esplode. Sì, è parecchio orgoglioso, su questo non ci sono dubbi. Devono essere gli occhiali. Capisco. Quest'uomo ninja è arrivato tutto di soppiatto. Eh? Non dovevate andarvene? Il vostro collega giallo ha parlato di una missione, dico bene? Adesso mi dovete una spiegazione. Non possiamo dartela. Fuggiamo, presto! Il Team Rocket è pronto a partire alla velocità della luce! Masaka konna... Maledizione, sono spariti! Guarda in cielo, Klaus, di solito rimane una piccola lucina, fa plin in lontananza. Secondo me li vedi. Forse dovrei procurarmi degli occhiali nuovi.
Ma povero Klaus, adesso ha le crisi esistenziali, poverino. Guarda, ma vergognatevi. Buono Klaus, che dire? Come personaggio all'interno dell'anime non mi ha mai fatto impazzire, cioè non mi sta né antipatico né simpatico, sono sempre stata molto indifferente, però nel gioco è divertente da usare, va studiato un pochino perché, vabbè, io stavo giocando da sola, quindi all'inizio ho fatto un po' fatica perché cercavo di isolare magari un nemico e attaccare quello. Questa cosa può funzionare se hai magari della gente intorno che ti aiuta a buttare giù il nemico in fretta, altrimenti se sei da solo ti piazzi il muro davanti alla faccia e attacchi attraverso il muro, anche perché il muro di lance che puoi lanciare è molto ampio, percorre una buona area davanti a te ma è anche largo, quindi se tu metti il muro corazzato davanti e poi lanci le lance in mezzo, visto che passano, qualcosa dall'altra parte la colpisci per forza, perché non si vedono arrivare addosso le lance passando attraverso il muro e qualcosa colpisci. È un buon personaggio, mi ha divertito. È molto versatile, ha anche una buona ultra che ti protegge e ti permette di spammare la lancia perforante che colpisce più persone in fila, come avete visto, quindi è buona. E se avessi avuto degli alleati avrei messo gli scudini anche sugli alleati. L'ho vista già quella ultra usata mentre combattevo contro Klaus e ho visto che si applica anche sugli alleati. Quindi è una buona difesa e un buon personaggio per isolare i nemici e permettere di combattere. Lui in combo con Vanessa che arpiona la gente, questo che fa il muro dietro potrebbe essere un'accoppiata micidiale da combattere. Ci ho pensato solamente ora, potrebbe essere veramente una combo potente, Vanessa Klaus. Comunque, per il video di oggi è tutto, io come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.